Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti in un nuovo episodio di Fontobel Insights. Abbiamo imparato a conoscere questo nuovo format di Fontobel settimana scorsa con un altro ospite. Oggi ho il piacere di avere qui con noi Giancarlo Prisco, che immagino in molti conoscerete, la sua fama lo precede. Giancarlo, grazie di essere qui, benvenuto. Grazie Giacomo, sei gentilissimo. Diciamo che sono un habitué nella sfida di Vontobel. Io credo siano già più di 3 anni, no? Che sfido ovviamente nella squadra gialla, squadra azzurra, ci divertiamo un mondo con Riccardo e Pietro, quindi essere qui stasera è un onore per me. Grazie per l'invito. No, grazie veramente a te. Direi che di tematiche ne abbiamo tante. Oggi è stata una giornata importante, è uscito un dato importante che ha battuto le attese. L'inflazione degli Stati Uniti è stata segnalata in rialzo al 3,2% con un consensus al 3,3%, in calo rispetto al 3,7% dell'osservazione precedente, e direi che la reazione sui mercati c'è stata. Giancarlo, non so cosa ne pensi, ma direi Sì. No, che è stata abbastanza chiara e netta. stamane proprio stavo con Pietro e Riccardo, infatti Riccardo, Riccardo è un giocherellone, diceva non spoilerare tutto che poi stasera devi parlare con gli altri. Quindi no, più che altro proprio oggi ho dato un bellissimo trade con il certificato, no? Una call sull'S&P. È un long proprio sulla forza 4.436 con un target a 4.475, in pratica alle 2:30 target in un minuto netto, cioè super candela dell'S&P, e via si sale. Ma in realtà io non sono meravigliato della risalita. Chi mi segue sa che io sono dal 6 gennaio di quest'anno ho chiamato solamente long sull'azionario, ma non per una questione legata, ecco, a fattori, diciamo, di fare un po', diciamo, teatro. Ecco, in realtà sono i posizionamenti che sono quelli che ci fanno capire quando il mercato va perfettamente in una direzione. Diciamo che l'anno scorso abbiamo già visto i fondi quantitativi che utilizzano una serie, centinaia di indicatori che vengono poi inglobati in una specie di, diciamo, robot algoritmo, chiamiamolo così, un HFT, per capirci, un high frequency trading, che hanno cominciato a comprare già a novembre 2022. Era chiaro che si stava formando il minimo. A gennaio abbiamo avuto la conferma, i mercati da quel giorno non hanno smesso di salire. Ci sono state le dovute pause, ma questo è dovuto al fatto che ci sono troppe macchine algoritmiche sul mercato, quindi la volatilità è alta e movimenti contrari possono essere confusi come inversione. Poi c'è comunque il fatto che i retail americani, che ormai sono arrivati al 40%, vedevo le statistiche qualche settimana fa, il 40% della totalità del mercato americano. E cosa comprano? Ovviamente le grandi compagnie, Amazon, Apple, Nvidia, Tesla, eccetera. Ma in realtà tutto quello che stiamo vivendo è dovuto al fatto che sia Powell che la Yellen stanno lavorando in tandem. Che cosa stanno facendo esattamente? Si ritarda il più possibile il taglio dei tassi da parte di Powell, perché il governo americano, dopo i fatti di giugno, come ricordate, no? Quando ci fu c'erano delle difficoltà per l'emissione di nuovo debito, poi si è deciso di emettere debito fino al 2025 in maniera praticamente quasi illimitata, e la Fed ovviamente deve lavorare in tandem con il Tesoro americano. Per cui in questa situazione cosa è successo? Gli operatori Wall Street già dall'estate non credevano. C'è una compagnia che fa numerosi sondaggi con gli operatori, e gli operatori continuano a non credere alla narrativa di Powell, ma non poteva essere altrimenti. Se è vero che la soglia del 5% del decennale ovviamente ha messo in allarme, è anche vero che purtroppo il Tesoro americano ha bisogno di emettere. Bisogna di emettere perché quei soldini servono anche per l'attività caratteristica più generale, diciamo, degli Stati Uniti, no? Bisogna pagare gli stipendi militari, tutti i lavori federali vengono pagati proprio con l'emissione dei bond. Quindi che cosa è successo? Diciamo, il punto chiave è stato il 1° novembre, perché
Se è vero che il mercato ha rispettato una stagionalità correttiva da agosto a metà ottobre, che era normalissima in quanto i mercati in quel periodo ci sono, c'è la fase estiva, ci sono i rollover di settembre, quindi una fase preparatoria alla fine dell'anno, abbiamo avuto un momento turbolento a metà di ottobre, ma poi in realtà Powell non è stato, diciamo, Powell direttamente a cambiare le carte in tavola, ma è stato la Yellen, perché la Yellen con la quando qualche ora prima della riunione del primo di novembre aveva pubblicato le emissioni dei bond per il trimestre in corso. Quello che è stato fatto in maniera intelligente è stato incrementare la parte breve della curva e decrementare un po', cioè ridurre un po' la pressione sulla parte lunga della curva. Perché è importante la parte lunga della curva? Perché, come sappiamo, un rendimento più alto sui bond a lungo termine indicano possibilità di recessione, possibilità di default, gravi difficoltà del sistema economico del paese di riferimento. Quindi, che cosa è stato fatto? Ed è lì che poi è scattato, diciamo, la molla. La molla è scattata perché la Yellen ha aumentato leggermente le emissioni sulla parte breve, che viene controllata da Powell, il quale ovviamente non va a tagliare i tassi, ma non li può neanche alzare più di tanto. Ormai potremmo dire che la Fed è vicino al cambio di trend della sua politica monetaria, e quindi che cosa hanno scontato gli operatori? Hanno cominciato subito a scontare un taglio dei tassi, addirittura a maggio. Poi si sono un po' ritratti, hanno detto giugno, e poi addirittura oggi, con il dato dell'inflazione che comunque continua a scendere, ma non è il dato di per sé. È il fatto che la Fed ormai è chiaro, e l'ha detto anche Powell, che deve comunque tagliare i tassi. Perché? Perché i valori attuali sono in eccesso e devono arrivare a fare quello che si chiama un aggiustamento con il tasso neutro. Il tasso neutro attualmente, se ricordo bene, era 1,050. Quindi, se vogliono raggiungere l'inflazione, cioè sommando i valori attuali con i Fed Funds, siamo ben oltre il 2% di quello che dovrebbero essere i tassi. Quindi, gli operatori hanno calcolato che la Fed deve fare almeno un taglio intorno ai 200 basis point in circa 2 anni. Qualcuno addirittura pensa che ne faranno quattro. Quindi a 0,25 alla volta, i tassi devono tornare da 5,25 almeno al 3, per avere anche il fatto, cioè anche dovuto al fatto che l'inflazione sta lentamente scemando. Ora, parlando, diciamo, nei prossimi 2 mesi, ovviamente il rally di Natale, ho fatto diciamo, un riassunto brevissimo. Le cose sono tante da dire, ma cercherò di essere breve perché non è il caso di parlare troppo di queste cose. In realtà, quello che a noi interessa in questo momento è ricordarci due cose. Prima di tutto il mese di novembre. Novembre è il mese tra i più rialzisti dell'anno per due motivi. Il primo è che gli ETF e i fondi cominciano a fare acquisti forti di azioni per la chiusura annuale. Voi dovete immaginare che nei primi 6 mesi dell'anno tantissimi fondi sono rimasti sottopesati di azioni. Quindi, calcolando che l'S&P può fare un altro 10%, un 5% l'ha fatto già di rialzo, quindi arriveremo a una media storica. Adesso siamo su un 15%. La media storica è, diciamo, è quella di un 20-25%. Quindi ci rimarrebbe un altro 5%. Quindi cosa fanno i fondi? Vogliono agguantare questo 10% prima della chiusura annuale, perché voi dovete capire che i fondi devono presentare gli statement ai loro clienti. E ovviamente fare una cattiva performance significa perdere i clienti. Quindi, prima di tutto posizionamenti, poi posizionamenti obbligatori, fondi pensione che devono comprare azioni a lungo termine. Questi mesi qua, diciamo aprile, novembre, sono quei mesi in cui loro normalmente fanno questa attività di posizionamento. Però stiamo parlando di milioni di dollari, quindi la spinta c'è perché sta entrando un sacco di liquidità che era rimasta sui fondi monetari. In buona parte sono andati sugli acquisti dei bond a lungo termine, quindi non in decennale, ma il bond a 20 anni e 30 anni in particolare, però automaticamente, quando ovviamente la pressione sui bond scende, si compra anche l'azionario. Che l'azionario, ovviamente, ci sono tante azioni che possono dare delle grandi performance. Da qui abbiamo anche un altro dato a favore, che è quello dell'attività delle grandi imprese americane, che cominciano proprio questo mese a fare le famose operazioni di buyback, quindi acquisti, riacquisti delle proprie azioni per ingigantirne il valore. Quindi sulla carta abbiamo un rally che dovrebbe durare fino a fine anno,
In realtà ci sono dei periodi da controllare. Il primo è quello del 30 di novembre, quando abbiamo l'ultimo setup annuale dell'anno. Noi ne abbiamo parlato più volte. I setup importanti dell'anno sono 3: gennaio, quindi la Befana per capirci, inizi di agosto e la fine di novembre. La fine di novembre normalmente coincide, quindi ottobre-novembre per meglio dire, coincide con l'inizio di un nuovo trend, normalmente rialzista, che può durare più di un anno. Tenendo conto comunque che l'anno prossimo ci sono le elezioni negli Stati Uniti e che con Wall Street in rosso non si vince. Quindi quello che abbiamo assistito è semplicemente stato un pullback del trend rialzista, un 10%. Abbiamo raggiunto dei livelli ovviamente molto pericolosi, perché l'avvicinamento ai 4.000 punti di S&P è una situazione che può portare a un'inversione, ma in realtà diciamo, per quest'anno non dovremmo avere problemi. Tempi tecnici da valutare: 30 di novembre, 14 dicembre, data della riunione dell'S&P, del Powell. Normalmente il picco dovremmo raggiungerlo tra il 30 di novembre e prima della riunione della Federal Reserve, quindi del 14 di dicembre. Il rally di Natale in realtà non è qualcosa che è partito adesso. Il rally di Natale di norma parte il 26 di dicembre, dopo, quindi a Santo Stefano, quando vengono fatti i buyback, e quindi c'è l'accelerazione per le chiusure. Ma in realtà, vedendo i valori attuali, non mi resta che dire che alcuni indici sono seriamente candidati a fare nuovi massimi storici. In questo caso non posso che riferirmi al Nasdaq, che gli mancano scarsi 1200 punti per raggiungere questo obiettivo. Alla velocità attuale, i 17.000 punti di Nasdaq sono alla portata. L'S&P può attaccare i suoi massimi precedenti, così come il Dow può riuscire in qualche modo ad attaccare i 37.000 punti. Resta un neo in tutta questa situazione, ma è una situazione che si può risolvere. Questo poi magari ne riparleremo con calma. C'è un problema legato ai bond che può disturbare il mercato. Purtroppo questo è un elemento oggettivo, non di facile soluzione. La soluzione può arrivare solo da un cambio di politica monetaria e da minori emissioni di bond. La Yellen si è impegnata a fare delle emissioni importanti sulla parte breve della curva. Siamo arrivati, mi sembra, al 20%. Purtroppo il margine per aggiungere ulteriori emissioni sulla parte breve è se non 5%, quindi in realtà hanno guadagnato almeno un paio di mesi, però da gennaio in poi, quando poi la Yellen purtroppo sarà costretta ad emettere ulteriormente un bond sulla parte lunga della curva, questo può portare a nuove pressioni sul mercato. Il problema, molti dicono la recessione, il 77% degli intervistati a Wall Street dice che si aspetta una recessione. Di norma il mercato, se si aspetta una recessione, sale prima della recessione, scende quando la recessione ormai è arrivata, e quando viene dichiarata ufficialmente la recessione, ritorna a salire, calcolando che questo l'avete visto con il Covid, la situazione potrebbe creare qualche mini sell-off, ma io per ora sono perfettamente cosciente di quello che dico, non vedo possibilità di un crollo dei mercati almeno fino al 2025-2026, proprio perché il taglio dei tassi che tanti vogliono deve essere fatto con un criterio, cosa che Powell lo sta facendo. Il taglio dei tassi deve essere fatto in un'economia non troppo debole, altrimenti crolla il mercato. Se vedete le statistiche, i crolli sono avvenuti dopo il taglio dei tassi, vengono sempre in un momento di difficoltà economica. Se invece Powell riesce a tagliare i tassi in un momento di, non di forza economica, ma di una lenta crescita o comunque una stabilizzazione, i mercati non possono scendere. Quindi i mercati Che questo lo poi sanno. Giancarlo, tutta la politica monetaria restrittiva messa in campo dalle due banche centrali, soprattutto quella statunitense, è stata messa in campo durante fasi in cui il mercato del lavoro e gli indicatori di forza dell'economia, soprattutto quella statunitense, comunque hanno sempre dato segnali forti, no? Correggimi se sbaglio, quindi. In realtà il problema c'è, per questo si parla di una recessione forte, perché il consumatore americano è alla frutta. Diciamo l'80% degli americani ha dei debiti enormi con le carte di credito. Qualcuno avrà visto, no, le statistiche che ha fornito la Fed, le ha fatte vedere Bloomberg. Siamo arrivati al 20%. Poi ci sono un sacco di persone che non pagano i debiti delle carte di credito, devono pagare i mutui che sono alle stelle, però il consumatore americano rimane resiliente. Non so fino a quanto può durare questa cosa,
Vedremo adesso cosa succederà con il Black Friday la prossima settimana, perché questo, come sai, è il momento più importante per l'economia americana, è che molte imprese tipo Walmart o Target fanno l'anno, diciamo, proprio nei prossimi 2 mesi. Quindi Sì, è è un po' una diventata la situazione cartina al pericolante. tornasole, no? È diventata un po' la cartina al Esatto. tornasole, ormai il bel Black Friday, quello che esce dai dati di Amazon Sì. durante quella settimana, è un po' lo status dell'economia americana, è verissimo, verissimo. Direi che il quadro che hai dipinto è veramente chiaro, ovviamente il dato che è uscito oggi ci permette di fare qualche supposizione su quello che potrebbe essere il prosieguo del 2023, inizio del 2024, ma le variabili in gioco, anche e soprattutto a livello geopolitico, mi viene da pensare, restano comunque là e di punti di incertezza ce ne sono e per chi dovesse iniziare a proiettare la sua operatività, magari non tanto nel brevissimo termine, ma più in ottica di investimento nel medio-lungo, ecco, è un pochino più complicata la lettura, non so cosa ne pensi. Sì, il problema è che il mercato è bond driven, quindi in questo momento il problema è queste nuove emissioni che verranno sulla parte lunga della curva dei bond, e quello ovviamente non è un bel segnale. Purtroppo America ha bisogno di emettere, quindi dall'anno prossimo dovremo avere un occhio particolarmente attento a questa situazione. Per cui io non posso, cioè io personalmente ritengo che non sia, cioè una situazione comunque non di facile soluzione, perché la parte lunga dei bond yield dipendono dalla situazione macro, dalle aspettative degli operatori, ci sono tante cose, però dobbiamo tenere in conto anche il fatto che gli short aperti sui mercati, soprattutto sui bond, sono a livelli mai visti nella storia, cioè ho visto dei grafici pazzeschi. C'è roba che non si è mai vista nella storia, e la storia ci insegna che quando le posizioni short sono, o comunque in generale un posizionamento è eccessivo in una direzione, basta un leggero pullback per poi far saltare tutte queste posizioni. Avete visto che cosa è successo tra giugno e luglio con gli hedge fund, che hanno cominciato a shortare in maniera aggressiva i mercati dopo l'incredibile, tra virgolette, l'incredibile performance di Nvidia, con un rialzo pazzesco. Io ce l'ho ancora in portafoglio, ho venduto qualcosa ovviamente. Io quel giorno sono rimasto basito. Io penso di non aver mai visto una cosa del genere. In un giorno mi sembra che fece più 20%, cioè mi ritrovai con un guadagno all'uscita. Dico, pensavo che c'era un errore nella piattaforma, poi andai a Se non vedere. sbaglio, in un paio di Sì. giorni o tre ha fatto quasi un più 50%. Delle robe incredibili. Io avevo un target a 500 dollari, ma avevo quel target per fine anno o all'inizio dell'anno. Cioè io quando ho visto quel picco ho detto cosa è successo qui, e quindi cosa è successo? Gli hedge fund si sono fatti veramente del male. Ho letto delle statistiche, a giugno hanno perso, mi sembra, più di 50 miliardi di dollari, cioè delle robe veramente dolorose. Quindi diciamo che in questo momento cioè ci sono troppe posizioni ribassiste, quindi ci sono posizioni short sulle materie prime a livelli incredibili, ci sono posizioni short sui bond, short su un sacco di titoli, che poi quella che crea problemi, perché poi questi titoli, seguendo la stiamo parlando ovviamente dei grandi titoli, parliamo magari della piccola tecnologia, delle small cap, no? Che poi vengono prese d'assalto dai retail, ecco, ovviamente gli hedge fund si ritrovano a mal partita, perché poi vanno in margin call e quindi devono chiudere quelle posizioni short, e quindi si alimenta ulteriormente la spinta rialzista, perché poi per compensare devono aumentare le loro posizioni sulla grande impresa americana, quindi Coca-Cola, Amazon, eccetera. Quindi anche il mercato delle opzioni, ho guardato, si sa, si prepara un crash di borsa. Le opzioni put a ribasso costano il 35% in più rispetto alle opzioni call, perché sono quelle più ricercate, e c'è una domanda sempre più elevata, e a malapena si riesce a soddisfare questa domanda. Quindi c'è, cioè, il quadro qual è? È un quadro perfettamente contrario, se lo vogliamo vedere così, ma bisogna far lavorare un po' il cervello, nel senso, io comunque quest'anno non potevo cambiare la mia visione, perché
tutti i valori volumetrici che io utilizzo sono stati rispettati perfettamente, per cui finanche non vediamo alcuni valori chiave persi, uno non può parlare di inversione di trend. Ma in realtà non, è proprio questo ultraposizionamento contrarian che sta portando una marea di problemi alle grandi imprese, no? Che poi magari qualcuno pensa, Jacopo, che queste grandi società di investimento, i fondi o quelli che usano gli algoritmi, no? Non perdono, al contrario, hanno delle perdite pazzesche perché gestiscono male la leva e poi non hanno capacità di seguire con attenzione molto volte i dettagli del mercato. I dettagli sono L'abbiamo visto con sempre. qualche esempio recente, tra l'altro, no? Di qualche fund Sì, che con gli senza algoritmi è stata. scomodarsi. Sì, no, però per dirvi, non è. Cioè, voi pensate ai retail che perdono, pensate a questi fondi che perdono. Ma c'è numeri pazzeschi che poi non è facile poi giustificare a un cliente che tu sia andato short da novembre dell'anno scorso e non hai mai girato una posizione, cioè non so come glielo vai a spiegare una cosa del genere, non è semplice come vedete, però i dettagli sono semplici da capire, le banche centrali hanno iniziato lo stop ai tassi, quindi la BCE ha detto che adesso non è che non vuole, non può, quindi a settembre dell'anno prossimo si parla di tagliare. La banca centrale giapponese è vicina a un cambio di trend, appena la Fed comincia a tagliare i tassi lo farà, cioè anche lo yen dovrà risalire per forza di cosa, oggi ha dato già dei segnali importanti. Le altre banche comunque più o meno hanno fatto alcuni aggiustamenti, ma più di tanto non possono tagliare. Quindi che cosa hanno fatto? Usano forme nascoste di iniezione di liquidità, c'è il mercato repo, ci sono tante cose che sono molto tecniche, non le andiamo a dire, ma ci sono modi per mettere i soldi nel mercato. L'inflazione sta scendendo da mesi, da luglio. L'inflazione a luglio ufficialmente è entrata in un trend ribassista. Quindi oggi non è che io mi sono sorpreso, mi sarei sorpreso se vedevo più 4,5, ma come poteva essere? Ne abbiamo parlato stamattina proprio con Pietro, che nel calcolo dell'inflazione il Bureau of Statistics andava a inserire anche il conteggio delle assicurazioni sanitarie. E non si sapeva effettivamente se veniva un po' sporcato o meno, ma in realtà non è successo niente. I dati dell'occupazione, gli americani praticamente abbiamo visto che si tengono il loro lavoro, anche perché hanno smesso di fare affidamento sugli stimoli monetari e sulla facilità dei prestiti, perché in realtà la restrizione ai prestiti è tanta. Le carte di credito sono al limite, non c'è quella flessibilità come prima sul tema dei salari, quindi l'americano in questo momento cerca di mantenersi bene il posto di lavoro perché con le spese che ha, se vuole mantenere un certo stile di vita, deve aggiustare parecchie cose. Anche sugli utili, si prevede un aumento degli utili a partire dall'anno prossimo e ci sono imprese tantissime imprese americane, un buon 40% sta andando in default, ma questa è una volontà chiara della Fed. Questo fa parte del modo di lavorare di Wall Street. Si tolgono le mele marce e si riaggiustano gli indici in modo tale che vengano equilibrati. Tante imprese non guadagnavano neanche quando c'era questa liquidità gratis, pieni di debiti, vengono fatti fuori. I default sono tanti, ma i default sono delle imprese che non guadagnavano. Ah, mi Imprese che viene in mente guadagnavano, non ultimo WeWork, no? WeWork, Che è proprio uno esatto. dei casi più eclatanti anche per la rapidità con cui il tutto è Esatto. successo. No, semplicemente come vedi, non c'è cioè, le mele marce vengono fatti fuori. La statistica si dice che un 40% delle imprese di Wall Street deve fallire, ma alla Fede, Tipo la anche Fede quello che quella è era una cosa successo, come voluta. preavviso, sulle banche regionali. Anche Esatto, lì lì non. non c'è stato il sostegno e le mele marce sono state lasciate lì. Più che altro perché questa è la politica di Wall Street, no? Gli indici vengono riaggiustati con le imprese migliori, ma ci sono imprese che, infatti, ho visto imprese super sottovalutate in maniera stranissima, infatti adesso cominciano perché non può scendere un'impresa che ha dei fondamentali pazzeschi, a meno che il mercato non è diventato short di lungo termine, cioè situazioni veramente imbarazzanti. Quindi ci sono imprese che hanno fatto miliardi e continuano a fare miliardi nonostante l'inflazione, la Fed, continuano a fatturare bene. Quindi diciamo che queste sono le prime avvisaglie. Perché in realtà non siamo ancora in un mercato rialzista super strutturato come piace a me, ma ci siamo molto vicini. Queste sono le avvisaglie per cui possiamo avere altri un paio d'anni ancora long e
E quindi un bull market che può aumentare ulteriormente quando tutte queste posizioni short andranno purtroppo in margin call, e quindi potrete vedere movimenti ancora più violenti al rialzo. Quindi è una posta importante quella che si sta giocando. Anche con l'asta dei bond stanno facendo un po' di pasticci, ma alla fine, vi ripeto, in generale c'è un problema. Perché comunque in generale ho visto un po' di statistiche, ma semplicemente non c'è questa grande voglia di comprare tanti bond del debito americano, perché quindi qui c'è il problema che la liquidità è sempre più scarsa, per cui bisogna seguire con attenzione questa situazione. Perché proprio, ed è questo il problema, diciamo, la sfida su cui poi dovremo andare a ragionare. L'asta che abbiamo visto giovedì, no, del bond trentennale, che non è andata a buon fine, in primis perché avevano già comprato gli operatori a inizio mese, in realtà è legato al fatto che la crescita americana è legata a delle spese molto forti, quindi l'aumento della spesa pubblica non è proprio il modo migliore per crescere. Quindi l'America continua all'infinito a ingigantire queste spese, e quindi bisogna capire fino a che punto riuscirai a trovare degli acquirenti che coprono delle emissioni sempre più grandi. Ecco qual è la situazione, ed ecco perché ci ritroviamo in una situazione in cui l'azionario può di nuovo tranquillamente essere ripreso, perché questi interventi fatti dalle banche centrali, ogni volta che c'è un'emissione di bond, successivamente sempre è successa la stessa cosa. La Fed deve tornare a emettere liquidità per dare una mano anche al tesoro. Quindi, alla fine, tenendo conto di questa montagna di posizioni short, tenendo conto del fatto che comunque non è che puoi comprare questo debito americano all'infinito, alla fine si cercherà dei valori migliori. Ovviamente andare sotto quel 5% implica denaro che deve tornare sul mercato azionario. Tenete presente che questi short sono veramente, non so come descriverli in termini di quantità, ma dovete capire che è un castello di carte che basta un soffio di vento e cade tutto. Quindi potete immaginare cosa succederà sul mercato azionario. C'è dei voli dell'angelo proprio verso Plutone, la Via Lattea, non so come dire. Quindi siamo in un punto di svolta. Quindi in questo momento Powell non ha più presa sui mercati, ma io l'ho detto più volte che Powell non era credibile, fa la parte del leone, ma quanti mesi ancora la può fare? Incluso se fa un altro rialzo dei tassi può creare qualche turbolenza, ma poi si ritornerà a comprare perché sanno che deve tagliare. Quindi il mercato questo sta scontando, perché fa sempre la stessa cosa, 6-9 mesi prima si anticipa quello che sarà il futuro. Per cui e bisogna capire che in questo momento bisogna anche prendere delle decisioni coraggiose. Io lo capisco che è molto difficile, ma questo è un mercato che deve salire ancora. Poi, se alcuni livelli verranno abbandonati, se ci saranno delle inversioni importanti, si venderà. Ma qui sulla carta abbiamo un S&P che prima di magari di ragionare sulla discesa deve toccare i 5.000 punti. Il Nasdaq potenzialmente può arrivare a 20.000 punti, perché? Perché lo comprano tutti. E quando la Fed sta per cambiare la politica dei tassi, che cosa si compra? I tech, perché sono arrivati titoli elevati a duration finanziaria, Che poi è quindi l'indice, il comparto che ha sofferto ovviamente di più quando i tassi andavano esatto. su, e d'altra parte la reattività dell'indice è abbastanza nota alla componente tassi, e quindi sarà anche quella che rimbalzerà più prepotentemente con ogni probabilità. Giancarlo, io approfitterei perché non è piattaforma nuova, volevo semplicemente interromperti per dire a chi ci sta seguendo che può in qualsiasi momento interromperci con delle domande o addirittura con la chat chiederci qualche analisi specifica su determinati sottostanti. Giancarlo è ben preparato su qualsiasi asset class, quindi non siete timidi, anzi più interattivo è, meglio è. E faccio una piccola parentesi per ricordare che il webinar comunque è registrato per chiunque. Si è registrato all'evento, domani arriverà una mail reminder per andare a scaricarsi la puntata, altrimenti si potrà trovare sul canale YouTube Fontobel Certificati. Giancarlo, io direi di addentrarci un po', abbiamo fatto un
bel quadro su quella che è la situazione dei mercati e come primo spunto mi viene da pensare, abbiamo parlato di politiche monetarie, mercato bond driven, l'hai definito così e mi è piaciuto tantissimo, devo dire. Direi che il primo collegamento mentale che mi viene da fare, seguendo questo tuo percorso, è quello riferito al Forex, cioè all'euro-dollaro, che poi è strettamente collegato all'ambiente politica monetaria e anche all'ambiente obbligazionario. Qual è la tua view e se puoi condividerci lo schermo per qualche tua valutazione più dettagliata sull'euro-dollaro o su altri cambi valutari, cross valutari che hai sott'occhio al momento? Ma guarda, io allora, sull'euro-dollaro adesso vi prendo il grafico un attimo che lo volevo pescare e vi condivido lo schermo così lo vediamo insieme. No, in realtà sull'euro-dollaro non ho una, cioè l'idea nasce sempre dal mercato dei bond, no? Quello che voglio farvi capire, penso che si veda. In realtà Sì, te lo confermo. l'euro-dollaro dovrebbe continuare a salire almeno fino a fine anno per motivi molto semplici. Da settembre, proprio con la narrativa che abbiamo parlato, no, della questione dei bond, il dollaro si è stabilizzato, il dollar index, perché gli operatori non stanno vendendo dollari, ma non li stanno neanche comprando più. Segno proprio di una stanchezza di acquisti del dollaro per poi andare sui bond e quindi comincia lentamente a scemare il dollar index e quindi l'euro-dollaro, dopo aver raggiunto dei minimi importanti, ma anche dal grafico qui daily si vedeva perfettamente l'inversione, no? A ottobre 2022 abbiamo assistito ovviamente a dei movimenti a ribassi importanti, ma in realtà se vado anche sul settimanale si vede anche meglio, ci sono tutti i presupposti per un ulteriore uptrend. Potenzialmente 1,12, 1,15 possono essere obiettivi entro il prossimo anno. Dipenderà ovviamente, questa accelerazione può avvenire quando poi la Fed inizierà a tagliare i tassi. Se vado in grafico a 4 ore, diamo comunque la forza dell'euro che già proprio nella giornata di oggi, io dicevo a Jacopo che ieri avevo acquistato euro, sterlina, praticamente mi ero posizionato in maniera piuttosto aggressiva. E mi aspettavo sinceramente che dai dati di oggi non ci fossero state sorprese, quindi diciamo in questo momento vedete il rimbalzo dell'euro è stato pazzesco, quindi stiamo assistendo a dei momenti, questo è un grafico a 15 minuti per farvi vedere proprio oggi che cosa è successo e oggi proprio vediamo questa nuova spinta che ha come target almeno 1,10, 1,12, poi ci saranno momenti di storno perché poi sull'euro-dollaro vi ricordo che è uno dei più liquidi al mondo, 3 trilioni di media di scambio al giorno, quindi fare un movimento del genere non è cosa di tutti i giorni, ed è un segnale pesantemente long che potrebbe portare, ripeto, 1,10 entro il prossimo mese, è un obiettivo ampiamente fattibile. L'idea è che loro riescono a rompere 1,12,50 approssimativamente, qui c'era un gap che sono riusciti poi a chiudere. È un gap del mese di febbraio che poi sono riusciti a chiudere. L'idea è che lentamente dovrà tornare qui. Quindi sull'euro-dollaro abbiamo veramente delle ottime opportunità di acquisto. Ovviamente, come tutte le operatività, deve essere fatta in pullback. L'euro-dollaro in rottura è un po' aggressivo. Ecco, magari aspettare un centinaio di punti di storno perché ci sta, che adesso è un po' in leggero eccesso, ma abbiamo margini enormi di rialzo su questo strumento. No, io qui mi inserirei perché hai parlato di una view anche di un po' più ampio respiro, no? E vorrei brevemente fare un passaggio. Ti rubo lo schermo, ti Vai. rubo uno schermo al volo. Dovrebbe vedersi la mia presentazione, Sì, si vede, si eh? vede, Mi si vede. confermi? Ok. Senza allungarmi troppo e levare minuti al grande Giancarlo, vorrei semplicemente fare una piccola parentesi su quella che è l'operatività
con i prodotti a leva su determinati sottostanti. In questo caso stiamo parlando dell'euro-dollaro, ovviamente copriamo la maggior parte dei sottostanti, ma volevo semplicemente fare un esempio grafico per capire come cambia l'operatività con uno strumento con leva fissa e uno strumento con leva variabile. Quello che è uno dei gli intoppi matematici più comuni in cui incorrono i trader che utilizzano i nostri prodotti a leva, è quello dell'interesse composto. Quindi potete vedere che su un'operatività di, in questo caso stiamo considerando 6 giornate di negoziazione, e ipotizziamo l'acquisto in rosa di un certificato a leva fissa, mentre in giallo abbiamo il sottostante. Ecco, io faccio sempre un esempio. Se io faccio come sottostante un meno 10% ipotetico e lo seguo con una leva 5, il mio certificato farà un meno 50%. Dal 10% per tornare in parità, il sottostante non deve mettere a segno un 10% esatto, ma deve mettere a segno qualcosa di più. Andando su più giornate di contrattazione, questo effetto matematico dell'interesse composto si va ad amplificare e quindi maggiore la volatilità del sottostante, mantenendo uno strumento a leva fissa in portafoglio, troviamo lo scenario che ho ipotizzato in questo grafico, ovvero il sottostante parte da 100 e dopo 6 giorni si ritrova esattamente a 100, il mio certificato a leva fissa mi ha messo a segno una performance negativa. Quindi non positiva, non pari, ma addirittura negativa. Cosa succede in un'operatività invece multi-day con strumenti a leva dinamica come Turbo, Turbo Open End o Mini Future? Esattamente andiamo ad ovviare al problema dell'interesse composto, perché la leva si modifica in base all'andamento del sottostante. Se io ho un ingresso long su un sottostante e sbaglio il mio timing e il sottostante mi scende, in quello stesso momento la leva del mio prodotto a leva dinamica aumenterà, facendo sì che venga annullato quell'effetto matematico che è l'effetto compounding. E lo vedete graficamente, andiamo esattamente a replicare, moltiplicato per la leva, l'andamento del sottostante. In giallo c'è sempre il sottostante, parte da 100 e arriva a 100, in rosa abbiamo la leva fissa e andiamo a perdere qualcosa, in viola abbiamo il leva dinamica che va esattamente a replicare. Questo direi che è la grande differenza tra i due strumenti che offriamo e va capito che ognuno dei due strumenti ha il suo senso di esistere perché nell'operatività intraday il certificato a leva fissa probabilmente è il certificato con minori costi, minori spread e minori premio, quindi più conveniente per l'investitore fin tanto che si rimane all'interno della giornata di negoziazione. Il problema di leva fissa è che alla fine della giornata di negoziazione, in dipendenza da quello che è l'attività sottostante, vanno a fare un fixing. Facendo questo fixing si crea il livello di partenza per il giorno successivo e quindi nei certificati a leva fissa si parte sempre dal giorno precedente. Ma la regola aurea dei certificati a leva fissa ci dice che la performance del sottostante è replicata e moltiplicata per la leva, ma esclusivamente per la giornata di contrattazione in essere. Quando si supera, quando si scavalca la giornata di negoziazione, si prende un nuovo punto di partenza e si ha questo effetto matematico dell'interesse composto, motivo per cui all'interno di tutte le palette, all'interno di tutte le gamme dei manufacturer, degli emittenti di certificati a leva, esistono anche questi altri strumenti che sono i certificati a leva dinamica. Inseriscono ovviamente una componente di rischio in più, che è quella del knockout, che va sempre ricordato. I certificati a leva dinamica possono andare in knockout, quindi di fatto hanno un valore intrinseco di stop loss, raggiunto il quale il certificato va a zero. Ma allo stesso tempo sono due facce della stessa medaglia. Abbiamo questo stop loss intrinseco che se raggiunto fa azzerare il certificato, ma avendo questo stop loss intrinseco facciamo sì che la leva possa cambiare, possa aumentare se io sbaglio la direzione, possa diminuire se io azzecco la direzione. Ma hanno una caratteristica fondamentale per l'operatività multi-day. La leva con cui io entro, quindi nel momento in cui io entro con un certificato a leva dinamica che ha una leva in quel momento di 5, per esempio, io me la blocco per tutta la durata della mia posizione. Se io entro con leva 5, per Giancarlo che potrebbe entrare domani, la leva cambierà. Ma per me che sono entrato con leva 5, quella leva rimarrà per tutta la mia posizione. E quindi
è uno strumento importante per l'operatività multi-day perché permette di fare una cosa che altri strumenti non permettono, ovvero ipotizzare uno scenario. Io con una semplice formula matematica posso calcolarmi il valore FAIR del certificato a leva dinamica, ma posso ipotizzare quale sarà il valore FAIR in una determinata data a determinate condizioni del sottostante proprio per questa caratteristica di dinamicità della leva, di variabilità della leva, con introduzione di un aspetto di rischio ulteriore, ovvero il rischio di stop loss del prodotto. Quindi, per concludere la panoramica, leva fissa intraday, leva dinamica, operatività multi-day, abbiamo open-end per chi vuole operare con con un più ampio respiro per le sue posizioni, anche in ottica per esempio di copertura di portafoglio, turbo closed-end per il medio periodo. Tipicamente le scadenze dei turbo closed-end sono tra i 6 e i 12 mesi. Per concludere, la gamma nostra, ma come di tutti i produttori, gli emittenti di certificati e covered warrant, si conclude con i covered warrant proprio, di cui parlavamo anche prima, Giancarlo. Di fatto, i covered warrant sono delle opzioni cartolarizzate, delle opzioni che hanno un codice ISIN e possono essere scambiate con un multiplo, quindi di fatto servono quantità inferiori di denaro rispetto al mercato delle opzioni. Opzioni con un multiplo cartolarizzate vendute direttamente all'investitore finale, negoziate con market maker in denaro e in lettera durante tutta la giornata di negoziazione, dalle oggi, grande novità di Borsa Italiana, dalle 8 alle 22 per tutti i sottostanti. Quindi, per completare, leva fissa intraday, leva dinamica multiday di medio o lungo a seconda del prodotto con scadenza o senza scadenza, covered warrant, direi, e poi ti chiedo la tua, Giancarlo, strumento leggermente più complicato da capire perché c'è di mezzo anche la conoscenza dell'opzione plain vanilla, put e call, tutte quelle che sono le variabili che poi incidono nel prezzo, non tanto alla scadenza perché è tutto chiaro, ma nel durante e lì subentrano un po' di problematiche di lettura di prezzo. Parliamo quindi di componente temporale, volatilità, l'andamento stesso del sottostante, e gamma. Comunque le variabili sono molte, la lettura di questi prodotti è forse leggermente più complicata di quella che può essere per un turbo o per un certificato a leva fissa, ma direi che con questi prodotti andiamo a coprire di fatto tutte quelle che sono le esigenze di trading di breve, medio e lungo termine, con una caratteristica fondamentale. I certificati e i covered warrant sono negoziabili sul mercato, l'MTF di Borsa Italiana, che è il SEDEX, hanno un market maker che quota denaro, lettera, durante tutta la giornata di negoziazione, che ora è estesa. Non c'è bisogno di versare margini, non si può mai perdere più di ciò che abbiamo investito e soprattutto non serve un'approvazione, un permesso per operare in derivati, per operare con questi strumenti. Mi taccio, Giancarlo, ti chiedo semplicemente perché so che soprattutto durante la tua operatività, durante la nostra trasmissione quotidiana di InvestTV, ti capita spesso di utilizzare questi prodotti. Ti chiedo un po' qual è la tua opinione su questi prodotti e su come è meglio utilizzarli nella tua ottica e nella tua operatività. Guarda, io sono del parere che l'utilizzo del certificato aiuta molto a eliminare l'emotività, anche perché soprattutto in giornate come queste dove le oscillazioni sono forti e più volte abbiamo utilizzato questi turbo certificate, sono veramente utili. Magari preferisco diciamo un open-end anche per avere un po' di margini di tempo, ecco. Molte volte l'idea è che se noi, per esempio, vogliamo individuare dei livelli importanti, anche l'utilizzo del certificato su base settimanale o anche mensile può essere una strategia vincente, anche perché di solito questi movimenti sono molto violenti, come avete visto oggi. Quindi posizionarsi qualche giorno prima aiuta tantissimo poi ad amplificare il gain, a calcolare correttamente diciamo, la possibilità di andare a prendere proprio questi prezzi. Quindi il fatto che il certificato comunque viene collegato strettamente allo strumento quotato, quindi voi potete vedere tranquillamente questa situazione, se
Secondo me è fantastico, anche perché si possono distribuire su diversi livelli di prezzo le posizioni e si possono fare delle operazioni veramente importanti. Io lo ritengo molto interessante da un punto di vista intraday e settimanale, sinceramente per la mia operatività e anche quella che poi applico, diciamo, anche quando facciamo la trasmissione Invest TV. Per esempio, oggi avevo dato un'operazione con un target massimo di giovedì, venerdì del target che avevo sull'S&P, me l'ha data in un minuto. Ecco, poi succedono anche cose molto belle come queste, però è un utilizzo che sto facendo soprattutto su una base settimanale, ho anche i certificati, magari tipo ce n'ho uno sul FTSE MIB, su cui ho caricato un po', aperto da luglio, immagino, con un No, target a che poi 32. parlavi di varie possibilità e stavo brevemente cogliendo lo spunto di Patrizio che in chat ci scrive uno spunto sull'oro. Prima di tutto, probabilmente sì, Patrizio, lavoreremo anche sulle versioni open-end. Per il momento abbiamo, come puoi vedere, questa gamma di turbo con scadenza in questo momento dicembre 23, ma già stiamo lavorando al rifornimento della gamma per andare sulle scadenze giugno 24 e dicembre 2024 e con ogni probabilità lavoreremo anche con le versioni open-end, ma parlavi di vari livelli, varie caratteristiche, perché come possiamo vedere in questo momento non solo ci sono call e put, ma ci sono call e put posizionate a vari livelli rispetto al loro stop loss e anche da questo si possono avere differenti tipi di strategie, perché io ho parlato con tantissimi trader che li utilizzano per esempio quando vicini al knockout. Strategia loro, è abbastanza rischioso, ognuno si prende i suoi rischi, quindi leve elevate vicini al knockout, quindi di fatto asimmetria, perché posso azzerare il mio capitale, ma utilizzo un capitale minimo, ma se indovino la direzione, potenzialmente ho una leva particolarmente elevata. E invece chi opera con più tranquillità, con distanze da stop loss e knockout particolarmente elevate e leve che, come potete vedere, si aggirano tra un minimo del 2,38 fino a un massimo addirittura del 105. Ecco, dal punto di vista mio, No, è sempre no, no, sconsigliabile andare ma è ad operare sempre vicinissimi, sì. ma capisco che soprattutto in presenza di trader esperti che lo utilizzano da anni, ognuno poi ha la sua particolare operatività, ma direi ecco, si prestano a vari tipi di strategie e operatività di trading intramonti ed intraday. La leva, per esempio, un elemento che volevo aggiungere molto interessante perché puoi dividere bene i rischi. Io normalmente uso una leva tra 7 e 10, che non è bassissima ma non è altissima, e posso compensare molto bene gli stop, perché ovviamente gli stop che utilizzo sono un 6-10%, ma vediamo un'operazione assolutamente normale, poi da lì recupero molto tranquillamente. Ecco, nel senso, secondo me la grandezza del certificato, al di là ovviamente degli aspetti tecnici molto interessanti, il fatto che quando utilizzi questo strumento parti dal presupposto che non ti devi fissare su uno schermo a guardare tutti i movimenti e stare lì a pensare. Tu fai un'operatività calma, tranquilla, il prodotto è quotato, è tutto ben regolamentato. Io magari la butto un po' più a pane e vino, ecco, però in realtà l'utilizzo di questo strumento, che magari viene dimenticato, infatti io posso aprire un'operazione sull'S&P sapendo già il mio stop, con la massima tranquillità, so quello che vado a perdere, so quello che posso guadagnare, e poi mi occupo di fare altre operazioni. Cioè, qui puoi fare veramente un bel portafoglio con un rischio veramente ben organizzato. Poi la cosa più importante, ovviamente, è sempre la gestione del rischio. Non è che non si perde, si vince e si perde, ma devi vedere anche il rischio che prendi. Il fatto che qui non abbiamo delle leve stilizzate, dici, no, se tu usi la leva 20 e basta. No, tu qua parti dalla leva 2, ti fai un'operazione tranquilla, poi magari dici, io sull'S&P ho una convinzione enorme dalle mie analisi che va a salire con forza, allora voglio fare una leva 15, 20. Quindi questa cosa qui permette di gestire bene il rischio e anche i capitali da utilizzare, perché poi magari un'operazione con una leva più alta metto meno capitale, compro meno certificati e magari sull'euro-dollaro long che mi servono 2 mesi, allora calcolando i tempi che diciamo più o meno so che può arrivare, allora lì magari uso una leva più bassa, anche perché soprattutto sul Forex, come ben sai, la leva va amministrata con saggezza, altrimenti sono dolori. Quindi il fatto proprio di utilizzare questo strumento
come alternativa a tante piattaforme che magari danno un sacco di problemi. Voi qui avete comunque una piattaforma in lingua italiana e già vi assicuro che questo è una gran cosa. Avete l'assistenza in italiano, vi assicuro che è una gran cosa. Quando io parlo perfettamente l'inglese, vi assicuro che molte volte comunicare non è facile quando trovi persone che parlano un po' strano. Ecco, quindi secondo me è uno strumento che deve essere valorizzato. Io sono sincero, all'inizio non ci ho fatto molto peso, ma poi ho visto veramente le potenzialità e le grandi opportunità che ci sono e con rischi veramente controllati, perché tu a priori già sai dove perdi, dove guadagni. Quindi guardate, mentalmente sta cosa è importantissima, cosa che non si può fare con tutti gli strumenti, no? Io ad esempio lavoro molto con i future, con gli indici, quindi intraday, molto aggressivo. Lì devi stare molto attento all'operatività che fai, perché le perdite, ci sono giornate dove perdi veramente tanto. Quindi il fatto, per esempio, di usare il certificato, ovviamente prendo delle operazioni stop, però io per esempio a priori so già quanto vado a perdere. Magari mi è capitato alcune volte che ho perso tre operazioni di fila, facevo un meno 15 in totale, poi una volta mi prendo un'azione e faccio più 33. E quindi c'è proprio un portafoglio tranquillo, cioè io andrei a puntare su questo, la tranquillità. Tu ti gestisci le tue operazioni con calma, non ti devi stressare, non devi stare lì a guardare mattina e sera. Cioè, guardate che è una grandissima cosa. E se un trader si mette a lavorare bene su un grafico daily, come abbiamo fatto adesso, si possono fare delle operazioni veramente interessanti. Non bisogna stressarsi così tanto come molti pensano. Quindi, secondo me, l'opportunità di un certificato è proprio quella di fare un bel portafoglio, anche con capitali non troppo grandi, ma si possono fare dei numeri straordinari. Io parlavo prima con un vecchio amico che mi diceva come da un capitale minimo in 3 anni ha fatto l'800%. Quindi, per farvi capire, un capitale minimo si parla di 5K. Quindi, per farvi capire, i limiti sono la nostra mente. Poi, se voi volete, perché poi la giornata storta capita a tutti, dicevo prima, Jacopo, ho fatto un paio di operazioni non proprio consone, che poi alla fine mi hanno dato ragione, perché proprio alle 6 è iniziato a crollare tutto, perché avevo visto perfettamente che quegli eccessi ormai dovevano svoltare. Però, secondo me, il concetto da far capire a tutti è questo: con un certificato voi potete fare questi numeri, però dovete, come tutte le cose, mettervi con calma, applicare, studiare, e con ovviamente con l'aiuto di Jacopo, che vi può comunque consigliare proprio questi, diciamo, i dettagli, no? La strategia sul knockout, sul breakout, se ci sono momenti importanti, che tipo di, magari, di trend forti, che un certificato magari con una scadenza più lunga ci aiuta a restare in posizione, se vogliamo fare un trade settimanale, cioè ci sono infinite opportunità. Poi, peraltro, ormai i certificati hanno orari standard come quelli del mercato da ottobre, quindi non avete scusa. Giancarlo, io ti chiedo in questi ultimi 5 minuti Patrizio ci chiedeva un approfondimento sull'oro e diceva: il taglio dei tassi può spingere l'oro al rialzo? Sì, in realtà. Possiamo dare un'occhiata al grafico e chiuderei così se non ci sono altre domande da parte degli spettatori. Certo, un attimo solo che preparo il grafico, perché poi ci sono parecchie varianti, voglio prendere quello che mi interessa a me. Vediamo un attimo se la riesco a trovare, perché allora Io nel tutto. frattempo, mentre cerchi Giancarlo, Sì. direi che parlavi di aiuto, tecnicismi, Sì. formazione, e quindi ci tengo a specificare che per chiunque abbia dei dubbi, voglia conoscere meglio il prodotto, ce l'abbia già, ma non abbia chiaro tutto su quello che ha in portafoglio, per qualsiasi evenienza, 800-798-693 è un numero verde gratuito. Noi lavoriamo da Francoforte, ma siamo un team italiano e non spendete niente, vi rispondiamo dalle 8 alle 18 tutti i giorni lavorativi. Chiamateci e altrimenti, se non avete fretta, certificati @fontobel.com, rispondiamo a tutte le vostre domande sempre in italiano. Quindi non abbiate paura di contattarci, io lo dico sempre, sempre meglio chiedere prima una domanda in più che acquistare senza sapere e poi incontrare dei problemi. Quindi non fatevi problemi, siamo qui per questo motivo. Giancarlo, lascio a te.
Guarda, no, devo trovare un attimo il future del COMEX, perché poi c'è una lista enorme, quindi bisogna mettere bene la parola chiave, altrimenti non va. Allora, Patrizio, sì, il taglio dei tassi abbassa il valore del dollaro, di conseguenza si compra l'oro, ma l'oro si compra anche perché con il taglio dei tassi scende il valore dei bond, e quindi devi ricordarti sempre che l'oro viene comprato. Allora, l'oro innanzitutto salirà, adesso ti dico i motivi, ma di norma devi capire che c'è un tandem con i bond a 10 anni, nel senso, se il bond dà un tasso di interesse, comprare l'oro non dà interessi, quindi molte volte il valore dell'oro scende perché si switcha sul bond che mi dà un interesse. Ora qui il problema però è diverso, cosa che non è facile da capire, ma è qualcosa su cui molti operatori non concordano, però purtroppo è così. Noi vivremo almeno 10 anni di inflazione. E qua non è il numero che vi fa vedere la Fed, ma l'inflazione anche della vita reale. Quindi alla fine, anche se la Fed porterà i tassi al 2%, ci riusciremo un giorno anche noi, in realtà il costo della vita continuerà a salire. Quindi l'oro in realtà salirà per questi motivi qua. Prima di tutto perché vivremo un decennio di inflazione, poi perché i bond sono destinati comunque, i valori, cioè gli yield del bond sono destinati comunque a scendere, perché poi parliamo chiaro, questi valori sono insostenibili, cioè uno Stato sano non può pagare più del 2%, quindi il 5% è un abominio che non può durare 2 anni o 3 anni, cioè scordatelo perché è default. Non si possono pagare quegli interessi. Gli Stati Uniti è un discorso un po' particolare, ma in realtà l'oro vive una fase d'oro e vivrà una. Cioè, in realtà quello che devi imparare a capire è che l'oro avrà delle correzioni sempre più piccole, proprio perché stiamo vivendo un decennio di inflazione. E anche perché sui bond, ovviamente, immagina la caduta dei tassi, cosa succederà. L'oro ha appena iniziato il suo ciclo rialzista di lungo termine. Ci saranno molti intoppi, ci saranno momenti difficili, ma se tu guardi il grafico daily e noterai magari rispetto al 2022, no? Vedi, le correzioni sono sempre meno, sono pronunciate, ma sono brevissime e vengono recuperate rapidamente. Quindi io sull'oro sono long, per farti capire, io su questo, magari chi mi segue lo sa, non ho mai smesso, sono long dal 2019, ho cominciato a comprare tra i 1.500 e i 1.800, 1.750 più o meno, non ho mai venduto e non venderò mai. Perché? Perché calcolando l'inflazione attuale, il valore dell'oro deve essere almeno di 3.000 dollari. E vi assicuro che questo valore in un paio d'anni sono ampiamente alla portata, tenendo presenti le condizioni di mercato. Se un giorno crolla il mercato, ci sarà un crash di mercato, cosa andranno a comprare gli investitori? L'oro fisico. Quindi l'oro di conseguenza deve salire. Ma il dato più importante, e concludo, non è neanche questo. Non so se tu segui il funzionamento dell'oro, però ti dico questo. Dato la scarsità, cioè l'oro di carta come l'argento, non hanno sufficiente quantità di collaterale fisico per coprirlo. Quindi, se domani mattina andiamo tutti alla cassa con il certificato, diciamo, che mi garantisce un ritorno in oro fisico, e vado lì alla cassa e dico voglio l'oro fisico, crasha il mercato. Quello è un cigno nero, come si suol dire, perché non c'è una quantità di oro fisico sufficiente a coprire questo, e l'argento è anche una peggiore situazione. L'argento è lo strumento più shortato al mondo, per questo motivo non c'è l'argento per coprire tutti quei pezzi di carta. Quindi immagina questo, se in 2 anni sia le bullion bank. Devi capire che le bullion bank si rifanno alla banca centrale inglese. Diciamo, sono loro la causa delle pressioni short sull'oro, vengono fatte apposta, ma addirittura l'ha fatto la COMEX. Io ricordo l'anno scorso, mi ricordo che ci fu un caso incredibile di ribasso sull'oro, cioè si vedeva proprio che era una manipolazione, e l'hanno scoperto sul mercato dei derivati, perché non è facile scoprire. Ci sono stati, mi sembra, circa 100 operatori professionisti che hanno mandato una lettera di protesta alla COMEX, che ovviamente sarebbe l'ente di regolamentazione delle materie prime, ma non hanno risposto. La cosa allucinante è questa: in questo momento, nonostante c'è la pressione che viene fatta
dalle banche, cioè dal Comex e delle bullion bank inglesi è quasi inesistente. Ci sono dei grandi acquisti delle banche centrali non occidentali, perché è in processo anche una volontà. Non so, ci vorrà tempo, ecco. Il dollaro non scompare da mattina alla sera, però voi sapete che la Cina compra quantità di oro perché vuole collegarla al yuan e diventare la nuova moneta di scambio mondiale. Non si fa in un giorno, eh? Però voi dovete fare uno più uno e capite che l'oro in realtà è uno degli investimenti più incredibili di questo decennio. Magari qualcuno ti dirà di no, io personalmente ci credo, questa ovviamente è la mia opinione. Ci sono dentro da più di 4 anni e non mollo la presa. È la stessa cosa che ho fatto con il Bitcoin, che l'ho rivenduto e poi l'ho ricomprato. Cioè, sono quegli investimenti che capitano una volta ogni 10 anni, secondo me, e loro a 3.000 dollari ci sono tutte le carte in regola per vederlo. Come fai a non pensare, a farci un pensierino, a destinare una parte del tuo portafoglio? E qua stiamo parlando sempre di gestione di un portafoglio. Come facciamo a non mettere un po' di oro nel portafoglio? E in questo senso ti dico che i valori attuali, cioè, sono il punto di partenza. Secondo me l'oro l'anno prossimo toccherà 2004-2005. Se le condizioni macro continuano in quella direzione, ovvero peggiorare, l'oro continuerà a essere acquistato. Quindi 3.000 dollari almeno. Ci sono proiezioni addirittura a 6.000, però poi magari divento esagerato. Non voglio tenere i piedi per Più terra. diplomatico. Sì, no, diciamo che i valori reali dell'oro in questo momento, all'inflazione attuale reale, è intorno ai 3.000 dollari, quindi in qualche modo ci dovrà arrivare. Quindi, a parte la Fed, questo è un investimento che io sempre predico a lungo termine, però con il certificato ovviamente voi utilizzando la stagionalità vi potete divertire. Ad esempio, la stagionalità rialzista dell'oro parte adesso, quindi un pensierino io ce lo farei, perché comunque 2100 non lo posso escludere in qualche mese, proprio perché se parte l'oro e avete visto cosa fa, non è che parte bene di più. Per cui, a buon intenditore, poche parole. Giancarlo, grazie mille, interessantissimo spunto, ma siamo fuori tempo massimo, quindi approfitto per innanzitutto ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito. Lo ripeto, sarà registrata e disponibile sul canale Fontobel Certificati YouTube. E soprattutto Giancarlo, grazie mille a te per essere stato con noi e spero che ci Grazie rivedremo presto o ad InvestV o in mille. questa sede nuovamente presto. Quando vuoi, per me ci siamo conosciuti anche di persona, quindi ci siamo visti di persona proprio a ottobre, quindi per me è stato un vero piacere poter parlare di mercato qui con te. Ringrazio tutti i presenti e vi auguro buon trading con i certificati. Ciao Giancarlo e un saluto a tutti.